palco Salvatore Rossi, presidente dell'IVAS e consigliere di direttore generale di Banca d'Italia, quindi sono un po' storicamente abbiamo qua sarei parla con l'autorità, Luigi Carbone, consigliere per l'autorità sull'energia elettrica e gas e sistema idrico, consigliere competente, poi Guido Stazzi, segretario generale di Consiglio, che va benissimo, in libertà. Sì, ma penso che adesso lo dobbiamo ascoltare molto. Cominciamo con il dottor Rossi, adesso la faccio iscrivere da Banca d'Italia e poi da IVAS. Allora, Banca d'Italia, abbiamo un tema che naturalmente su cui appunto in questo periodo siamo reduci, cioè, riguardo il sistema bancario italiano, la ministra esterna, ha avuto la comunicazione dei risultati di poche settimane fa, qualche bocciatura per quello che riguarda qualche istituto di credito italiano, che per resto era anche delle attese e di conseguenza consumatori anche un pochino allarmati per queste vicende che non capiscono forse direttamente la portata di questo accertamento che è stato necessario fare quest'anno in ottica appunto della vigilanza bancaria europea. Secondo lei, dottor Rossi, su questi argomenti come va informata adeguatamente la platea dei consumatori e risparmiatori? La vigilanza unica europea è un bene o un male in questo senso? Microfono. Secondo me quello su suona, ma è stato un po' erroneamente spesso, provi ad accenderlo. Eccolo, non funziona. No, non fa niente. Un protocollo di intesa firmato sul campo proprio. È una buona domanda questa, perché informare il pubblico in generale, in particolare i consumatori e gli risparmiatori, su un esercizio molto complicato come quello che è stato fatto, non è facile. Abbiamo fatto conferenze stampa, ne ha fatta una la Banca Centrale Europea, ne abbiamo fatta una noi Banca Italia, il giorno in cui i risultati sono stati resi noti. Non è un esercizio tra l'altro ricorrente che Banca d'Italia faccia conferenze stampa, no? No, infatti, non facciamo spesso conferenze stampa, abbiamo ritenuto di doverla fare in questo caso perché era davvero un caso di eccezionale rilevanza. Comincio dalla sua ultima domanda, cioè se l'unione bancaria, che è l'obiettivo finale in vista del quale poi questo esercizio è stato fatto, sia un bene o un male. Io non ho dubbi nel rispondere a questa domanda, è certamente un bene. Ricordo che l'idea dell'unione bancaria è nata in seguito allo scoppio di quella che va sotto il nome di crisi del debito sovrano, che è una crisi tutta europea che 3 anni fa ha molto peggiorato le cose che già erano state compromesse dalla grande crisi finanziaria globale. La crisi finanziaria globale ha colpito tutto il mondo. Aveva contagiato l'Europa e in particolare quei paesi europei come l'Italia che non avevano proprie responsabilità nella gestazione della crisi globale. Siamo stati contagiati perché il mondo è talmente interconnesso e in particolare la finanza è diventata talmente interconnessa che non si poteva essere contagiati. Ma quella era una crisi globale. Poi è maturata in Europa invece una crisi squisitamente europea, che è stata una crisi di fiducia nella capacità di alcuni paesi di sostenere il debito sovrano, cioè il debito del sovrano dello Stato, quindi il debito pubblico. Ricordiamo tutti che questa crisi è scoppiata intorno al caso greco. Quindi è la Grecia il paese su cui prima si è appuntata l'attenzione, la preoccupazione dei mercati e degli altri paesi, poi pian piano anche qui per contagio ci si è rivolti a guardare con attenzione e con preoccupazione gli altri paesi con un elevato debito pubblico e con un problema di possibile
sostenibilità del debito pubblico, quindi la Spagna, il Portogallo, l'Irlanda, l'Italia. Per rispondere a questa crisi che metteva in grave difficoltà le banche dei paesi in questione, perché c'era evidentemente banche, tipicamente banche italiane, hanno grandi investimenti in titoli pubblici italiani, così come le banche spagnole li hanno in titoli spagnoli, eccetera. È tipico di ogni banca centrale nazionale avere nel proprio attivo molti titoli pubblici del proprio paese. Ma se crescevano i dubbi sulla solvibilità di un sovrano, cioè di uno Stato, ipso facto quei dubbi si trasferivano agli attivi delle banche che prevalentemente avevano quei titoli nel proprio portafoglio. Quindi c'era questo contatto fra difficoltà degli Stati e difficoltà delle banche in quel paese. E allora si disse, per tagliare questo legame, bisogna che le banche europee siano considerabili dai mercati finanziari internazionali, da tutti, ma anche dai loro depositanti, da chiunque abbia un interesse nei loro confronti, come un tutt'uno organico. Per fare questo, si disse, certamente bisogna unificare la vigilanza di loro, poi ci vorrà un meccanismo unitario per quella che nel gergo i giganti di tutto il mondo si chiama la risoluzione, che è una parola molto elegante e molto pudica per vuol dire fallimento. Cosa si fa quando una banca fallisce? Si dice la risoluzione. E un meccanismo quindi per la risoluzione delle banche e un fondo comunitario di natura pubblica che intervenga in questi casi. Si è cominciato unificando la vigilanza e mettendo in campo a un sistema complesso che ha al suo centro la Banca Centrale Europea, ma che coinvolge comunque tutte le autorità di vigilanza nazionali, che sono banche centrali ma anche non banche centrali. In Italia, per antica tradizione, la vigilanza sulle banche è concentrata, la fa tutta quanta, l'ha sempre fatta tutta quanta la realtà. Per esempio in Germania non è così. In Germania prevalentemente la vigilanza sulle banche la fa un'istituzione che si chiama BaFin, che è diversa dalla Bundesbank, che ha qualche compito di vigilanza, ma prevalentemente è BaFin che ha questa responsabilità. Quindi il sistema adesso è entrato già in vigore dal 4 novembre, è un sistema che vede, torno a dire, la Banca Centrale Europea come hub, come centro, e poi ha tanti raggi quanto sono le banche centrali nazionali. Tutto questo ha lo scopo di accrescere la trasparenza e la fiducia del pubblico in generale, dei mercati finanziari internazionali in particolare, nei confronti delle banche europee, in modo che si possa tagliare con decisione quel legame che si era stabilito perversamente tra sorte di uno Stato e sorte del suo sistema bancario. Quindi da questo punto di vista, guardando le cose in questi termini, è certamente un bene per tutti in Europa che si marci verso l'unione bancaria. Ci siamo ancora, abbiamo fatto la vigilanza unica, abbiamo gettato le basi di un meccanismo unico di risoluzione delle banche, ma altri passi sono da fare, mancano ancora norme comunitarie, mancano prassi, mancano dispositivi istituzionali, ma è stato fatto un grossissimo passo. I passi che ci si era dato in sostanza sono stati tutti rispettati, sì. Con l'asset quality dei due mesi passati, con la comunicazione dei risultati degli stessi. Quindi tutto questo anche in un'ottica di tutela della platea alla quale noi apparteniamo. Sì, mi faccio fare una precisazione. Un risparmiatore consumatore, cioè un consumatore di servizi bancari e un piccolo risparmiatore, ha un duplice interesse nei confronti delle banche, del sistema bancario.
ha interesse a che le banche siano solide, perché se io sono un piccolo risparmiatore ho una anche piccola quantità di denaro che metto dentro una banca o in forma di deposito, perché me lo faccio amministrare questo pecuglio, il mio interesse è che la banca questi miei soldi li gestisca bene, quindi non, per esempio, non li presti a chi non merita un prestito. Questo è un interesse del consumatore risparmiatore. Poi, come in particolare come consumatore di servizi finanziari che quella banca mi vende, che sono servizi di pagamento, per esempio, io ho interesse a essere trattato bene, a non essere imbrogliato, a capire perfettamente tutto quello che sto facendo, quindi la mia controparte contrattuale, la banca, mi deve mettere nella condizione di piena, totale consapevolezza su quello che sto facendo. Allora, questa seconda, perché a presidiare il primo interesse del consumatore risparmiatore, c'è la vigilanza cosiddetta prudenziale, quella sulla solidità delle banche. A tutelare questo secondo interesse c'è la tutela del consumatore, appunto la consumer protection, come dicono gli inglesi. Questa seconda funzione non viene messa in comune in Europa, resta totalmente nazionale. E la Banca d'Italia ce l'aveva e la conserva integralmente su tutte le banche italiane, quindi anche su quelle grandi, la cui vigilanza prudenziale invece entra dentro questo meccanismo comunitario con al suo centro la Banca Centrale Europea. L'organismo per la risoluzione delle controversie per i consumatori, anche questo punto di dimostrazione del fatto che... Esatto, abbiamo questo strumento, immagino che si riferisca all'arbitro bancario finanziario, che è uno degli strumenti in cui ci serviamo per svolgere questa funzione di tutela del consumatore di servizi bancari. Allora, abbiamo parlato appunto di tutela della platea dei consumatori risparmiatori. Dottor Stazzi, andiamo all'attività di Consob, per capire che abbiate attualmente al lavoro, che sta anche concludendosi, di istruzioni per l'uso degli intermediari finanziari sul tema del collocamento presso gli investitori di tempi di prodotti appunto finanziariamente complessi. È corretto che cosa state facendo da questo punto di vista? Sì, assolutamente. Anticipando la regolazione europea che è in corso di attuazione, Consob ha posto in consultazione qualche mese fa un documento, la consultazione è terminata, siamo all'analisi, la risultanza e probabilmente nelle prossime settimane verrà messa, in rete una raccomandazione che sarà poi operativa in qualche modo vincolante per il regolatore a partire dai primi mesi dell'anno prossimo. Quindi è una raccomandazione. È una raccomandazione perché, non essendo ancora in vigore la norma che si chiama appunto pro-intervention, cioè la possibilità letale, che è stata data solo dalla norma. Noi anticipiamo e quindi raccomandiamo in modo molto, sentito, ecco. E quindi da questo punto di vista riteniamo di poter introdurre nell'ordinamento quei principi che poi verranno vincolanti nei prossimi anni. Tra l'altro, ecco, mi ricollego anche al lavoro molto buono di ricostruzione che nella vostra relazione è stato riservato proprio a questi temi. Effettivamente a me sembra, avendo anche esperienza di diversi sistemi e settori regolamentari, avendo lavorato per anni prima in antitrust e poi in Anticom, questa nuova regolamentazione dei mercati finanziari è per la prima volta, mi sembra, anche comparativamente rispetto alle altre tipi di regolazioni, centrata proprio sulla tutela dell'investitore. Un po' perché è chiaro che qui c'è un problema in Italia il risparmio è un principio costituzionalmente protetto e se non c'è il risparmiatore poi non c'è nemmeno il mercato finanziario, se non si risparmia non c'è il mercato. E quindi, come dire, anche alla luce delle esperienze abbastanza negative avute negli anni scorsi, il legislatore comunitario
con una forte collaborazione di tutte le autorità nazionali di regolamentazione rappresentate anche dall'organismo europeo ESMA, in cui il nostro presidente Vegas fa parte del board, ha promosso questo nuovo tipo di regolamentazione che è sostanzialmente basato su due pilastri: la product governance, cioè un elenco di obblighi e oneri molto importanti per gli emittenti relativamente a tutte le fasi che vanno dalla costruzione del prodotto finanziario alla sua distribuzione, spingendosi fino a in qualche modo delineare il tipo di organizzazione interna che deve regolare questo processo, gli incentivi che devono avere o non devono avere le reti di vendita a seconda del tipo di prodotto che si va a collocare e a seconda dei destinatari, perché appunto una cosa è il prodotto destinato agli investitori professionali e istituzionali, una cosa è il prodotto destinato all'utenza. In questo caso, tra l'altro, una piccola notazione: si è parlato di profilatore del cliente, qui è addirittura in senso positivo obbligatorio procedere a una profilatura dei clienti, ma questo a loro tutela, perché a seconda dei target di clientela solo alcuni tipi di prodotti possono essere in qualche modo poi collocati. L'altro pilastro appunto della nuova regolazione è questa product intervention, cioè il divieto, la possibilità di arrivare al divieto da parte dell'autorità nazionale di vietare di distribuire e vendere alcuni tipi di prodotti particolarmente complessi, e questo effettivamente è quello che Consob sta anticipando. Per quanto riguarda invece il recepimento di MiFID 2, l'aggiornamento della direttiva sui servizi. Sì, esattamente questo di cui stiamo parlando, praticamente i due pilastri che ho indicato sono esattamente esattamente questo. Dal punto di vista istituzionale è alle battute conclusive e ci sarà chiaramente poi tutta una serie di tempi applicativi di concessi alle imprese per organizzare le proprie reti di vendita, i propri meccanismi di produzione per arrivare poi esattamente. Allora andiamo all'energia, per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico. Dottor Carbone, per il consigliere di questa autorità, un tema che riguarda voi, che tra l'altro è anche molto curioso, perché abbiamo stamattina anche qualche volta un po' sollevato la questione della, in certi momenti, di stanza tra questa autorità e la collettività. Voi fate tantissimo lavoro per poter diffondere invece il vostro lavoro, e quello che percepiamo sempre quando aumentate le bollette piuttosto che quando appunto viene pubblicata invece una riduzione, no? Invece c'è, faccio questa premessa che può apparire banale, solamente per dire che per esempio c'è questa questione del bonus sociale con la quale fate tentativo di grandissima comunicazione, eppure poi tra appunto la collettività diciamo c'è poco interesse, non viene utilizzato questo bonus, questo sconto, diciamo, bolletta per le persone che naturalmente hanno requisiti economici particolari, per coloro che hanno bisogno, insomma magari vale la pena allora forse in questo caso di chiamare l'attenzione delle associazioni dei consumatori per fare in modo che arrivino a tutti. Cosa dobbiamo fare? Intanto di cosa consiste questo bonus? Sì. Penso che noi non aumentiamo le bollette più distantemente, ma aggiorniamo i costi delle rete che sono la risoluzione e fallimento. Questo è importante precisarlo, e alcune volte poi prendiamo atto degli aumenti che venivano da cause che non dipendono da noi, in questo caso l'incremento degli incentivi al punto di cose peraltro molto utili, molto preparate, che però di cui dobbiamo prendere atto, e quindi a quel punto quando facciamo la prima parità lo mettiamo nella bolletta. Venendo al bonus, il bonus è uno strumento importante, perché fa risparmiare chi ne ha più bisogno, e quindi è una forma con cui i consumatori normali dell'energia sussidiano chi veramente ne ha più bisogno. Può dare diritto a sconti di circa il 20% sulla bolletta. Però qui la cosa strana è che, se vogliamo, un caso un po' paradigmatico, quindi mi piace rispondere proprio sul punto preciso, di rapporto tra tutela e in realtà informazione effettiva e conoscenza, che sono due cose che devono andare insieme, l'una senza l'altra probabilmente non funziona.
Noi abbiamo, secondo l'indice ISEE, a cui si ancora i bond, quindi che come noto sono usati per molti altri servizi pubblici, una platea di aventi diritto che è circa di 2,9 milioni, che utenti elettrici, che non è poco, 52 milioni di utenti, sono l'11,5%, e 2,3 milioni di utenti dei gas, che sono circa il 9,2%, quindi più o meno sul 10% di aventi diritto. Ora, la cosa strana, direi pazzesca, è che a questo bonus fanno ricorso più o meno in media all'anno 1 milione di clienti per l'elettricità e 600.000 per il gas, quindi se non un terzo per l'elettricità e quasi meno che un terzo, quasi un quarto per il gas. Consideriamo sempre come numeri che la povertà nel paese sta aumentando. L'Istat dice che le famiglie a rischio di povertà sono circa il 19%, quindi certamente una soglia più alta del nostro 10%, ma quelle di povertà assoluta sono il 5%, e queste le copriremmo tutte ampiamente se si facesse ricorso a tutti il 10% degli aventi. Ora, su questo che abbiamo fatto, lo diceva prima credo il Presidente Solo, abbiamo fatto una segnalazione al governo, perché la regolazione su questo non la facciamo noi, ma la fa il governo, quantomeno la fa anche sul nostro impulso, ma lui con atto finale. E qui ci si deve muovere appunto proprio su tutti e due i profili, da un lato quello della maggior tutela, dall'altro quella della maggiore conoscenza, della maggiore informazione. La maggior tutela è probabilmente, questo bonus non è sufficiente, e lo dico ai vari amici della Associazione dei Consumatori, con cui ieri proprio abbiamo discusso di questo, perché abbiamo fatto le nostre audizioni annuali a proposito di appunto dialogo con le associazioni, e certamente non è sufficiente. Io penso sempre a quella soglia del 19%, quindi bisogna aumentare il bonus, bisogna raggiungere più destinatari, bisogna probabilmente, l'abbiamo scritto nella segnalazione, indicizzare annualmente come fa l'Istat per le altre cose questo sconto, che sennò rimane bloccato finché non c'è quello dopo, e bisogna farlo magari sull'orlo delle imposte. Oggi invece sul netto, quindi sulle imposte non c'è lo sconto, su quelle non hai nessun sussidio. Ma bisogna anche, quindi certamente ci vuole più tutela, ma bisogna anche dare più conoscenza. Ci vuole probabilmente una campagna informativa, però quelle le fa appunto la pubblicità. Beh, qualche meccanismo lo abbiamo proposto anche qui sempre nella segnalazione, per esempio chi ha la carta acquisti potrebbe avere degli automatismi di funzionamento, oppure già chi chiede ISEE, che ripeto dà vantaggi dai servizi locali alle mezze scolastiche, potrebbe avere già la notizia di avere un caso che ti dà automaticamente un'informazione che appena si rilascia l'ISEE. Un'altra idea potrebbe essere della bolletta, ma di quello parliamo dopo. Questo è importante, così ho chiuso su questa domanda, che la tutela e l'informazione sono, come dire, due motori dello stesso aereo. Visto che però stamattina noi parliamo di iniziative di matrice europea che poi ricadono appunto naturalmente a livello nazionale, questa iniziativa del bonus è un'iniziativa nostra che non arriva però da... No, no, questa è un'iniziativa nostra, ma diciamo almeno sul tema dell'energia, se posso permettervi, lo dico perché quando sono arrivato io era già così, quindi non dipende solo da questo collegio, ma spero che questo collegio stia facendo il suo. Il modello della regolazione e anche il tipo di enforcement di questa autorità è considerato, almeno lo vedo con i colleghi europei e non europei, in modo molto, molto positivo. Invece bolletta 2.0, quindi questo foglio informativo che dovrebbe essere veramente chiarissimo per tutti, tra l'altro poche pagine, anzi quasi proprio già preparata. Allora, questa bolletta 2.0, appunto, visto che il rapporto annuale, quindi questa come il bonus, è certamente una novità di quest'anno, con la segnalazione del bonus, la segnalazione nuova. Anche la bolletta 2.0 è certamente una novità, l'abbiamo approvata nel mese di ottobre, quindi veramente pochi giorni fa, e avrà effetti per tutti voi, per tutti noi, dal 2015, dando il tempo alle aziende ovviamente di adattarsi. La prima cosa, secondo me, che è interessante e tipica del dibattito generale è il metodo che si è seguito. Noi già normalmente, facciamo riferimento anche ai colleghi, facciamo come sempre prima di una regolazione una fase di consultazione ampia e diciamo aperta a tutti. Noi qui abbiamo fatto una fase ancora precedente, abbiamo fatto prima della consultazione, che è già un documento strutturato, una fase di dialogo e di ascolto, proprio per sentire quali erano i problemi, dov'è che questa bolletta non funzionava. E l'abbiamo fatta insieme, sentendo i consumatori, sentendo gli operatori e sentendo dei soggetti che normalmente non vengono mai coinvolti, che sono
in questo caso gli opinion makers, i giornalisti, forse credo che anche la regola sia stata coinvolta in questa cosa, perché pensavo ci fosse anche qui un po' però per questo che non conoscevo di comunicazione. Non lavori su un'anagrafe unificata perché ero impegnata ad aiutarci nell'aiuto di cui ringraziamo, di cui speriamo di avere fatto tesoro, perché la riforma si muove secondo me su tre ingredienti, diciamo, base: la semplicità, questo anche bello. La semplicità, la chiarezza, che è una cosa complementare, diversa, la semplicità, e la flessibilità. La semplicità perché oggi, se voi vedete la vostra bolletta, però ci vuole l'ingegnere elettrotecnico per capirla, compreso me che faccio parte dell'autorità dell'energia, ci sono 7-8 pagine di cui si capisce molto poco. Siamo riusciti, anche con l'aiuto del Ministero dell'Economia, soprattutto della parte fisco, a far sì che anche la parte fatturazione rientri in una sola pagina. Grandissimo risultato, sembra normale, ma in realtà no, ma ecco, poi non è niente scritta piccola, questa persona. Poi emergono, rispetto a un dettaglio che diciamo ti sommerge di informazioni che però alla fine ti lascia con il nulla perché non riesci a capire, emergono tre voci meglio evidenziate rispetto al passato. Primo, il costo medio unitario del kilowattora. Uno dice, ma io quanto pago un kilowattora? Poi decido io se consumare 1.000 o 3.000 kilowattora. Ma quanto va? Adesso ci sarà questa indicazione di confronto che consente, se vogliamo, anche il confronto tra i vari venditori, perché alla fine l'unica merce. Esattamente, l'unica merce su cui posso confrontare il prezzo. Seconda voce nuova, diciamo, che è bene evidenziare, una voce ad hoc sui cosiddetti oneri di sistema, che sono diversi dalle tasse e sono diversi anche dagli oneri di rete. Gli oneri di rete li regola l'autorità, gli oneri di sistema, come ho detto prima, sono quella parte che viene dagli incentivi del governo alle rinnovabili, da altre fonti, diciamo di cose pagate dalla bolletta, che forse andrebbero fiscalizzate, ma non si può perché figuriamoci c'è la spending review di bilancio, eccetera, e che però fino adesso vivevano in modo abbastanza oscuro. Adesso ci sarà una voce ad hoc, tra l'altro appunto sapendo che non vengono neanche decisi dall'autorità. Terza voce che pure esce nuova, e solo queste escono, è quella dei conguagli, cioè i cosiddetti ricalcoli che ogni tanto si ritrova, fino adesso erano anche qui abbastanza mescolati, adesso cercherà di chiarire e di spiegare. Sempre nella semplicità, la bolletta sarà, se si vuole, online, cioè chi non vuole avere la carta a casa la può avere, e dico di più, chi già ha la domiciliazione bancaria, quindi chi già ha dei sistemi di automatismo, l'avrà, diciamo, automaticamente online, a meno che non la richieda in carta, cioè perché pensiamo che chi è più evoluto, chi già ha dei sistemi. Troveremo il modo di fare delle polemiche anche sul fatto che la bolletta non arriva più a casa. E vabbè, ma noi ci abbiamo pensato molto, eravamo anche molto tentati a dire un opt-in, cioè nessuno ce l'ha a casa tranne chi la vuole, però pensavamo alla signora Maria, no, facciamo che continui ad arrivare a casa, ma chi è già più evoluto, chi ha già la domiciliazione bancaria, almeno per quelli la regola, salvo che lui non voglia fare diversamente, e di averla. E questo è la parte semplicità. Ma c'è la parte che viene anche molto da voi della chiarezza. Abbiamo cambiato dei termini, noi prima per dire quanto costa il gas, cioè la materia gas, dicevamo per prezzo dei servizi di vendita. No, i servizi di vendita non è che si arrivano benissimo, adesso diventa spesa per la materia gas, per la materia elettricità. Questo è dovuto anche molto allo so. E ci sarà poi un glossario della bolletta che farà l'autorità proprio per spiegare i vari termini e anche una guida online sulla bolletta interattiva. Terzo e ultimo punto, la flessibilità, oltre che ho detto alla semplicità e alla chiarezza dei termini. La flessibilità perché secondo noi il mercato libero non ha bisogno di avere una bolletta che sia tutta quanta come oggi regolata da noi, deve avere alcuni elementi essenziali. Quindi siamo. Ma poi deve essere libera perché nel mercato anche la bolletta può essere uno strumento di concorrenza sulla customer care, sul dire, offrire al consumatore. Come ha preso il gestore e distributore i servizi questa novità, per esempio? Beh, appunto, può sembrare strano, ma se si lavora, lo diceva anche il presidente Solo prima, sull'elemento della fiducia del consumatore come una risorsa per le aziende, per l'industria, la fai prendere bene, nel senso che noi abbiamo fatto queste audizioni, le abbiamo fatte aperte a tutti i consumatori, ma anche agli operatori, e devo dire su questo si è trovata una convergenza, non sono necessariamente parti, insomma, contrapposte, sono spesso, ma non necessariamente sempre. Facciamo un po' di
faccio adesso togliere la giacca di Banca d'Italia a dottor Rossi, vi faccio indossare quella di Mivas e quindi andiamo all'autorità che si occupa del controllo sul mercato assicurativo. Il tema io avevo risposto alle sue domande, però qualche commento sul libro dopo la Mivas la posso fare, un commento sul titolo del libro lo posso fare, io ho risposto diligentemente solo alle sue domande, ma ogni volta l'ho parlato in un Il tema di grande attualità, diciamo, si andrà a parlare in questi giorni di PFR, di Safara, come lei sa, e qualcuno un po' contesta anche questa impostazione del governo, perché insomma si dice, ma insomma se adesso glielo rimetti in busta paga i lavoratori magnifichi un po', tutto quel grande lavoro sulla riforma della previdenza complementare che si è fatto qualche anno fa per spingere naturalmente la platea dei lavoratori, cioè questa pensione d'appoggio per la nostra vecchiaia, e quindi insomma abbiamo di nuovo rimesso al centro della cronaca anche il tema della previdenza integrativa in queste ultime settimane. Dottor Rossi, le chiedo se appunto secondo un po' la considerazione del Vivas il lavoratore italiano, noi risparmiatori consideriamo nella duplice veste, ancora non si rende conto di quanto sia importante il risparmio previdenziale, che cosa può ulteriormente fare l'IVAS per diffondere appunto maggiori informazioni su questo, per poi fare una scelta totalmente consapevole al diretto interessato. Mi faccio prima premettere che l'IVAS ha delle responsabilità relative in questo campo, perché questo è un campo che riguarda più autorità e che riguarda il governo. Quindi le do una risposta sia da Presidente Rivas, ma forse le do anche una risposta da economista, il mestiere che facevo prima, se non mi riesci di fare le mie risposte. Sì, ogni tanto mi carico nuovo. Ecco. Il tema della previdenza complementare in Italia è un tema delicatissimo. L'Italia è arrivata relativamente tardi rispetto ad altri paesi, in particolare ad altri paesi del mondo anglo-americano, all'idea di una previdenza complementare, perché c'era una previdenza pubblica a ripartizione, come si dice, quindi a prestazione definita, molto, molto grossa, molto, molto incombente e data per scontata, parlo adesso di anni ormai lontani. Poi ci sono state varie riforme del sistema previdenziale pubblico dagli anni 90 fino a oggi, perché quel sistema era evidentemente insostenibile nel lungo periodo. Era una delle ragioni poi per cui l'intera finanza pubblica italiana finiva con essere considerata insostenibile. Quindi ci sono state queste riforme, adesso abbiamo questo sistema misto, cioè, ma continua a esserci naturalmente una importante previdenza pubblica, c'è una previdenza complementare che cresce. Il peso della previdenza pubblica, questo non dimentichiamolo, in Italia rimane comunque molto grande, è il più grande nel confronto con tutti i paesi dell'Europa. Conseguentemente non ci possiamo aspettare che la previdenza complementare acquisti la dimensione, l'importanza che ha negli Stati Uniti o in Inghilterra. È una scelta del paese, una scelta dei governi che si sono succeduti in Italia in tutti questi anni. La previdenza complementare è cresciuta, prende molte forme, come sappiamo, quindi fondi negoziali, piani di investimento personalizzati, fondi aperti, eccetera. Ci sono due temi, secondo me, dal punto di vista di una circostanza come questa, e quindi dal punto di vista del consumatore. C'è un tema di costi e c'è un tema di consapevolezza da parte dei lavoratori del proprio itinerario professionale, lavorativo e delle proprie prospettive pensionistiche. Comincio da questo secondo punto, che quindi vengo al cuore della sua domanda. Io credo, lo crediamo da tempo in Banca d'Italia, lo crediamo anche all'Ines, che la consapevolezza da parte dei lavoratori sulla pensione che prenderanno, soprattutto dei lavoratori più giovani, è scarsissima. Molto scarsa. Siamo la stessa ragione, come lei sa, allora, per coloro che possono avere delle informazioni su questa ragione. Esatto. La busta arancione sarebbe davvero segnando una svolta su questo terreno qua, ma è importantissimo, perché adesso veramente generalizzando anche un po'
discorso che si faceva prima a proposito delle banche. L'interesse principale di un consumatore è di essere informato completamente, e poi ognuno fa le sue scelte. Quindi non vogliamo uno stato paternalistico che impone ogni tipo di scelta a un consumatore e all'estrattore, però certamente abbiamo diritto e pretendere di essere totalmente informati, di essere messi nella condizione di fare meglio le nostre scelte. Prendiamo il caso del TFR che lei faceva. Adesso l'intenzione del governo espressa nel decreto che è stato fatto, o adesso non so se sia un decreto o un disegno di legge, no, è nel disegno di legge che sta facendo. L'intenzione del governo è quella di consentire facoltativamente e temporaneamente ai lavoratori del settore terzo di farsi mettere in busta paga per 3 anni, appunto, temporaneamente, il contributo che andrebbe ad alimentare il montante che poi diventa la liquidazione tra parenti di rapporto alla fine dell'anno. Questa è stata concepita come una manovra anticiclica, quindi come una manovra tipicamente congiunturale volta a risolvere un problema grave di carenza di domanda aggregata che c'è in questo momento nell'economia italiana. L'economia italiana è in stagnazione, deve tirarsi fuori da questa stagnazione. C'è un problema grave, c'è un problema di consumi e di investimenti che non ripartono, anche quando forse potrebbero ripartire, data la condizione di profittabilità delle imprese, che questo è il caso degli investimenti, dati i redditi dei lavoratori, e questo è il caso dei lavoratori, sia dipendenti sia autonomi, questo è il caso dei consumi. Quindi, e che non ripartono perché c'è una mancanza di fiducia nel futuro. Quindi consumatori e investitori sono spaventati e si astengono dallo spendere. Occorre qualcosa per smuovere questa condizione stagnante. L'idea dell'anticipo del TFR potrebbe essere una buona idea, naturalmente ha un costo. Il costo è quello di sottrarre queste risorse che vengono messe nelle tasche dei lavoratori, sperando che i lavoratori le consumino, perché questo è l'obiettivo, vengono sottratte queste risorse a un accantonamento che è pensato per la vecchiaia, o nella forma di liquidazione o nella forma di contribuzione del fondo complementare. Quindi c'è un conflitto di obiettivi, e gli obiettivi sono entrambi meritevoli, e questa è effettivamente una scelta politica. Però su certi settori se ci fosse una certa stabilità, due o tre, non dico su tutti, non so, campo evidenziale, sono anni che hanno bisogno di una volta intrapresa, però venendo anche compiti come giustamente lei diceva adesso, ma comuni consumi sono quello che sono. C'è sicuramente un momento di emergenza dell'economia che uno sta cercando di fronteggiare. Esatto, no, parlavamo anche del conflitto con la previdenza complementare, ma forse chi finirà del TFR in questa parte magari non alimenta neanche, già precedente precedente un fondo che sarebbe prima magari non alimenta. Abbiamo adesso velocissima domanda da pubblico, però il commento sul titolo è il convegno che lo faccio fare, Carlone. 30 secondi lo può fare. Sì. Che siccome il convegno dice la nuova tutela del consumatore, secondo me c'è anche qua tre ingredienti, come dire, la pizza, c'è la farina, l'acqua, viene bene, esattamente, almeno tre ingredienti. La tutela, diciamo, l'aveva proprio bene come domanda, così è quella di Santini, Iago, quando parlava di pistola fumante da un lato ma di innovazione dall'altro. E quindi già qui sono due ingredienti. Io ne metterei tre. Primo, la tutela, quella ex post, le sanzioni, la pistola fumante, quella comunque serve, non è che ci possiamo dimenticare che non serve. Su questo stiamo lavorando molto bene, secondo me, con l'antitrust, c'è il presidente di Consiglio che sempre saluto e sempre piacere. Esatto. E quindi stiamo lavorando poi per regolare il ciclo di c'è la parte di finanza che ci aiuta, vi dico lì, un generale che effettivamente ci aiuta moltissimo, quella serve.
Poi c'è un secondo tipo di tutela di tipo regolatorio, che facciamo noi delle grandi regolazioni, che è quella che vincola dove veramente è necessario. Per esempio sto pensando al lavoro, che abbiamo cominciato a fare con l'acqua, non abbiamo parlato, ma è... noi stiamo cercando di cominciare a dare una tutela omogenea di tante realtà che sono, credetemi, diversissime sul territorio, ma terzo ovviamente serve anche una tutela che sa dove fermarsi, che sa togliere invece che mettere, che sa semplificare, che sa concentrarsi sulle esigenze vere che derivano dal comportamento materiale del consumatore. Prima Salvatore sta dicendo in fondo questa cosa del DFR, no? Si pensa che questo crei una reazione del comportamento del consumatore. Questa cosa che si chiama behavioral approach, che gli esperti già conoscono, è secondo me la nuova frontiera. Fino adesso noi pensavamo di tutelare sia il consumatore sia proprio fare le informazioni, bolletta di 8 pagine che non si capisce. Invece tutelarlo e capire dove veramente lui si comporta. Questa cosa in Italia ancora è poco arata, ma all'Ocse, che è un po' diciamo il punto dove nascono di queste idee, c'è tutto un lavoro. E non a caso noi all'Ocse ci siamo, perché l'Ocse ha istituito l'anno scorso questo Network Economic Regulators, che è proprio per la prima volta un'associazione non di ministeri ma di regolatori economici, e lo preside proprio l'Italia, quindi siamo noi in diretto contatto, cioè i colleghi dell'Ordine delle Convenzioni anche noi. Certo, è una strada nuova, ma secondo me bisogna percorrerla. Se funziona o no lo scopriremo non solo vivendo, come diceva Battisti, ma solo dialogando poi con i consumatori. E secondo me però viene bene l'ultima frase, questo mi piaceva del libro, che dice nell'introduzione: il consumatore ormai sempre meno contraente debole, concorre alla creazione delle regole e dialoga intensamente con le autorità indipendenti anche in Europa. Ciò si riflette sulle tecniche diverse, mettendo alla luce il bilanciamento tra sistema di private e di public enforcement. Alcune volte dobbiamo farlo noi, public enforcement, ma alcune volte è meglio che lo faccia il mercato, solo vivendo lo studio. Allora, grazie.